Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Benvenuto Giuseppe Conte, due volte Presidente Grazie. Del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle. Sono diversi giorni che Giorgia Meloni l'attacca molto duramente. Perché? Evidentemente teme la coerenza del Movimento 5 Stelle, la forza con cui abbiamo governato, abbiamo mantenuto buona parte delle promesse, lei invece sta deludendo il suo stesso elettorato. Lei dice che avete praticamente affossato il paese facendo il super bonus, avete tolto i soldi alla sanità, tutto per i prossimi millenni. Guardi, io dico una cosa, ma questo governo una misura da proporre ce l'ha. Sono due leggi di bilancio. È possibile che è concentrato solo ad attaccare i governi precedenti, peraltro tenendo fuori Draghi come se Draghi non ci fosse stato? No, una volta l'ha attaccato però... E poi ha subito ritattato e si è scusata. Beh, evidentemente deve entrare nel club dei privilegiati, sia a Bruxelles che a Washington, si deve accreditare. Senta, Presidente, la attacca però ad Atreju non l'ha invitata. Ad Atreju? Sì. Ci hanno provato, quando hanno visto la mia disponibilità hanno ritrattato, chi questa è la verità. Donzelli ha parlato con i miei e ha detto che non volevano, temevano un nuovo rifiuto. Quando gli è stato detto, guardi che Conte gli è stato ricordato, è venuto da voi Presidente del Consiglio quando eravate a una percentuale di consenso molto bassa, quindi Conte non rifiuta mai il confronto. Ci hanno pensato, sono ritornati, hanno detto no scusate ma non possiamo, abbiamo sentito ordine all'alto che non possiamo invitare. Allora... Naturalmente se Donzelli vuole chiamare guardi, a smentire qua siamo guardi, loro invitano chi vogliono assolutamente. Il tema è che dopo che è venuta al Parlamento a dire quelle menzogne, io ho detto guardate, quali menzogne? Quelle sul MES? Assolutamente sì. Ha detto lei praticamente ha predisposto tutto, poi l'ha fatto firmare dopo che era dimissionario, in modo che nessuno la potesse per quello o perseguire, che non ne fosse responsabile politicamente e che poi potesse magari in futuro attaccare il MES. Guardi, ha accumulato una sequela di menzogne davvero impressionante. Ha detto che non c'è stato dibattito parlamentare. Abbiamo agito col favore delle tenebre e quando eravamo dimissionari con gli scatoloni già pronti. È una sequela così dolosamente preordinata di menzogne che ne risponderà davanti a una commissione perché noi non possiamo costituire e dar vita a questo precedente. Ma è vero o no che l'ha fatto firmare dopo che si era dimesso? Stiamo scherzando. C'è stato un dibattito parlamentare nel dicembre del 2020 e d'altra parte anche quell'ordine che è meramente esecutivo dato da Di Maio al rappresentante è stato fatto quando eravamo ancora al governo, prima delle dimissioni. 10 dicembre, guardi, è il metodo del mastro. Col metodo del mastro che hanno fatto, sono andati lì a cercare nei cassetti dei vari ministeri qualche foglio che loro pensavano compromettente, non lo sanno neppure leggere, neppure le date, e lo hanno utilizzato per colpire un avversario politico. Così ha fatto Del Mastro, così ha fatto lei, soltanto che sono menzogne. Senta. Di cui risponderà. Non possiamo consentire che nella sede più solenne e più ufficiale, istituzionale del nostro sistema costituzionale che è il Parlamento, un Presidente del Consiglio, sì che è il precedente che viene, dice delle sonore falsità e menzogne, va via e il tutto rimane impunito. Allora, è un oltraggio al Parlamento e al Paese. Esiste un'immagine che è diffusa. Giorgia Meloni è sveglia, in gamba, ci sa fare, è circondata da gente che non ci sa fare. Lei concorda con questa immagine? Ma guardi, non concordo affatto, perché questa è un'immagine che sta ancora un po' salvando lei rispetto a una classe politica ovviamente di scarso livello. Ma quali sono le idee, le misure che sta portando avanti Giorgia Meloni? È stata batta, riesce a stare in piedi nonostante la crisi economica, nonostante l'Europa, nonostante il MES. Allora, scusi, abbia pazienza. Ha fatto due leggi di bilancio, le possiamo imputare adesso due leggi di bilancio? Sì. Le possiamo imputare il fatto che non c'è una misura per gli investimenti per le imprese? Però siamo ancora in non piedi. Non ce n'è una. Lei direbbe con quello che hanno combinato prima, con quello che hanno combinato col super bonus, io vi sto tenendo in piedi. Siamo in piedi? Queste sono le proiezioni, non mie, quelle ufficiali dell'Istat. Crollo a picco della crescita del PIL. Crollo a picco degli investimenti, però voi eravate crollo sotto a picco della spesa COVID. Delle famiglie. Di cosa parliamo? Voi eravate subito dopo il Covid. Come? No, voi eravate subito dopo il Covid, da zero si vola. Quindi lei crede al gatto morto?
Ma le scelte sue sono un gatto nero per l'Italia. Il gatto morto è una teoria economica. Sta portando al disastro. Se lo butti da un palazzo rimbalza persino un gatto. Guardi, dico solo questo sulla manovra economica. Tu non hai una misura alternativa. Mi dica se si potevano spendere tutti quei soldi per il super bonus. Alla fine sono in pochi a aver rifatto casa e abbiamo speso l'ira di Dio. Guardi, allora, col super bonus noi abbiamo realizzato un risparmio energetico di 1000 euro a unità immobiliare. Abbiamo creato 1 milione di posti di lavoro. Abbiamo investito 1 euro, ne sono ritornati 3. Lei sta continuamente gettando un'opera di distrazione di massa perché, ripeto, adesso ha fatto una manovra economica. Lei poteva dire il super bonus non mi sta bene. Questi sono i miei investimenti, non ce n'è uno. Lei pensi... Manca la sostituzione del super bonus. Scusi, brevissimamente, la sua visione è questa. Per le imprese è la prima volta che una legge di bilancio non c'ha una sola misura per riformare il parco delle dotazioni informatiche e i macchinari delle imprese. Non c'è nulla per la sostenibilità della competitività delle imprese, però c'è una tassa sulle imprese, c'è un obbligo assicurativo per tutti gli imprenditori per rischio catastrofale, quindi una tassa in più. Vabbè, ceto medio non c'è nulla e in più ci lascia in eredità. Mi dica, ora tanto ne parlerà come per 400.000 famiglie senza più nessun il reddito, sostegno. È 1 milione di, di persone a rischio povertà. Però e questa è la sua eredità. È coerente. A lei il MES non è mai piaciuto e ora sta facendo di tutto per non firmarlo. Allora, questo è un cartello, guardi, ho portato questa primizia. Questo è un cartello del 2019. La vedete qui, Giorgia Meloni? La indico con il dito. Benissimo. Allora, cantavano l'inno nazionale del 2019 a Bruxelles contro il MES. Adesso cosa farà? Ci vuole far sapere cosa vuol fare. Ce lo dice Pierluigi Bersani, magari.